Ciao a tutti amici, benvenuti nella presentazione di un nuovo videocorso che ho preparato per voi nelle ultime settimane. È uno dei videocorsi più richiesti per tutte quelle persone che vogliono entrare nel mondo della resina ma hanno bisogno di un percorso, di qualcuno che li possa guidare, di spiegazioni dettagliate, precise, passo per passo. Ed ecco che in questo modo è nato questo videocorso. Spero che vi piacerà, è un percorso meraviglioso che faremo insieme e ci saranno anche tanti progetti pratici. Come sapete, quando realizzo un videocorso mi piace spiegarvi nel dettaglio che cosa contiene, cosa troverete all'interno e descrivervi esattamente tutti i capitoli. Quindi, oltre naturalmente alla mia presentazione, seguirà tra poco anche il trailer che vi farà vedere proprio le immagini del videocorso per mostrarvi concretamente che cosa troverete all'interno. Ve lo mostro però perché vi faccio vedere cosa tratteremo e cosa realizzeremo insieme per imparare queste tecniche. Ovviamente le nozioni che vi darò, tutto quello che vi spiego, poi vi darà accesso alla creazione di qualsiasi progetto, quindi non avete assolutamente limiti. I miei sono dei progetti d'esempio anche per mostrarvi sia le tecniche ma anche le potenzialità di questi materiali meravigliosi che sono appunto le resine. Parleremo di tre tipologie. Prima di tutto lei, resina UV, con cui realizzeremo questi bellissimi orecchini con effetto cangiante. Si tratta di orecchini realizzati con uno stampo speciale che vi permette di ottenere appunto un effetto luminoso, olografico nelle vostre creazioni anche senza utilizzare coloranti o additivi particolari, ma solo e soltanto con la vostra resina e un colorante nero in questo caso, ma altrimenti anche senza. Quindi dalla realizzazione al montaggio vedremo tutti i passaggi con la resina più utilizzata di tutte, e cioè appunto la resina UV, che è super facile, la consiglio a chi inizia, ma soprattutto è velocissima. Infatti potrete realizzare le vostre creazioni e vederle pronte nel giro veramente di pochissimo tempo. Sempre con la resina UV andremo a realizzare delle clip per capelli. Anche questo un esempio meraviglioso di come potete utilizzare questo tipo di resine per creare tanti accessori. Vi faccio vedere come sono carini questi qua che abbiamo realizzato insieme, e appunto andremo a creare dallo stampino e poi monteremo tutto sulle basi. Ovviamente ricordatevi che vi darò anche tutti i riferimenti dei materiali utilizzati, degli stampi utilizzati e anche della minuteria che ho utilizzato, quindi sarà spiegato tutto nel dettaglio. Questi sono molto carini, così come tanti accessori che potete realizzare con la resina UV, perché possono essere personalizzati, possono essere fatti su richiesta, e quindi partendo dalla base della resina UV, che è la più economica di tutte, è la più veloce e la più facile di tutte, appunto potete già avviare il vostro piccolo business e provare a vedere se questo è il mondo che fa per voi. La seconda parte del videocorso sarà invece dedicata alla resina epossidica. Non possiamo naturalmente non parlarne perché è una anche lei delle più diffuse e si utilizza, a differenza di quella UV, per le creazioni un pochino più grandi e che quindi necessitano di molta più resina per creare oggetti veramente veramente particolari. Partiremo con questo specchio, realizzeremo la base appunto con la resina epossidica e poi lo andremo a montare. È stato realizzato tutto in resina e poi successivamente ho montato lo specchio che si trova nel kit con lo stampino. Anche questo meraviglioso, un regalo bellissimo, e come vedete si possono creare tanti accessori con le resine, non solo bigiotteria, non solo piccoli gadget, ma veri e propri oggetti d'arredamento. Un altro progetto che andremo a realizzare, e so che questo è super richiesto
questo sono i portachiavi con iniziale a letterina. Realizzeremo queste bellissime letterine con la resina epossidica e poi andremo ad applicare sopra il nome utilizzando un vinile adesivo. Tutto questo procedimento richiede ovviamente 24 ore, che è il tempo di asciugatura della resina epossidica, ma vi darò anche dei trucchetti e dei consigli per farla asciugare più velocemente, ma soprattutto evitare qualsiasi tipo di imperfezione sulla vostra creazione. Niente bolle, niente difetti nella superficie, insomma vedremo tutto durante il videocorso. Oltre a queste due che sono le resine più utilizzate, ho deciso di parlarvi anche di una terza, perché è sempre realizzata con delle resine, ma è molto più simile al gesso. Quindi volevo appunto darvi anche una panoramica su qualcosa di diverso che possiamo realizzare sempre con questo tipo di prodotti. Realizzeremo infatti questi bellissimi gnometti che ho appunto creato andando a colare il gesso acrilico all'interno di uno stampo e poi vedremo come colorarli a mano. È molto divertente, quindi non vedo l'ora che possiate vedere tutto il procedimento e mi sono anche divertita tantissimo a realizzarli. Oltre a questo, con il gesso acrilico possiamo realizzare davvero anche tantissimi accessori per la casa, come ad esempio questo qua che è un porta candela con il foro adatto a una tea light che andremo a creare con questo bellissimo effetto marmorizzato sempre con il gesso acrilico e poi applicheremo sopra una decorazione. Quindi tantissime cose in questo videocorso che non vedo l'ora di mostrarvi. Oltre a tutte queste cose pratiche, naturalmente parleremo anche di norme di sicurezza, di che cosa sono effettivamente le resine, da cosa sono composte, come dobbiamo maneggiarle, che cosa possiamo realizzare con esse, come rendere al meglio le vostre creazioni e qualche consiglio anche su come venderle online. Inoltre vedremo anche la lucidatura e la foratura tramite strumenti specifici e appositi per la resina, perché vi sarà capitato di sformare magari un oggetto di resina dallo stampino e non averlo perfettamente liscio con qualche difetto. Ecco, vediamo come correggere e lisciare la superficie per farla tornare come se fosse uscita perfetta dallo stampo. Quindi questo videocorso sono molto contenta che possa uscire sul sito di Corsi Creativi, perché appunto me l'avete richiesto in tantissimi. Spero vi possa essere utile. Come sempre lo trovate scontato per un breve periodo sul mio sito. Vi lascio quindi alla visione del trailer per sbirciare su quello che facciamo all'interno. Vi ringrazio per l'attenzione e vi mando un grosso bacio. Ciao!